Partiamo da un punto fermo, che è la catena della sopravvivenza. La catena della sopravvivenza consta di quattro anelli. I quattro anelli importanti, diciamo così, proprio perché vengono chiamati catena della sopravvivenza, perché questi anelli hanno una funzione e ci permettono, diciamo così, veramente di far sopravvivere una persona. Il primo anello della... E vedrete che su quattro anelli, tre su quattro, i protagonisti siete voi, siamo noi, siamo il territorio. Non sono, diciamo così, i medici, non sono gli infermieri, non è il personale professionalmente preparato. Sul quarto anello, che poi vedremo, vedrete che servono quelle altre figure. Ma i primi tre siamo noi.